Eccoci qua, benvenuti da Diego Caponigro sull'unica web TV vera e unica del real estate italiano. Oggi puntata veramente speciale, come vedete al mio fianco ho due ospiti veramente speciali. Il primo è Gerardo Paterna, che oggi è in un ruolo inedito, nel senso che passa da intervistatore a intervistato. Ciao Gerardo. Ciao Diego, ciao a tutti. Oggi proviamo questa nuova veste. Sono in buona compagnia, quindi dividerò, diciamo, la tensione e l'emozione dell'intervistato anche con un amico. Assolutamente sì. E poi alla tua sinistra, Gerardo, abbiamo Giuliano Tito, Master Lombardia di Replat, MLS Replat. E scopriremo tra poco perché. Ciao Giuliano. Ciao Diego e grazie. Allora, io partirei subito con Gerardo. Gerardo, tu oggi sei qui perché, come ogni anno, hai stilato quello che è un report fondamentale nel nostro settore sulle aggregazioni commerciali, sulle reti in franchising. È vero. E se non sbaglio sei l'unico che lo fa dal 2000, vero? Sì, ho cominciato a raccogliere i primi dati sulle reti proprio nel 98-99 e insomma ho questo primato che conservo con orgoglio finché qualche azienda non scoprirà come farci tanti soldi, no? Però per il momento, per il momento diciamo che sono l'unico che raccoglie questi dati e da circa 4 anni sto pubblicando con regolarità il report come lo conosciamo oggi, di fatto, no? Più istituzionale. Ma senti un attimo Gerardo, parliamoci chiaramente, come è cambiato il mondo dell'aggregazione commerciale delle reti in Italia nell'ultimo anno? Perché so che è cambiato parecchio. Ma diciamo che è cambiato dal principio dei tempi, nel senso che io ricordo che quando ho iniziato a raccogliere dati, era nel 97-98, c'era addirittura il boom del franchising e c'erano circa 70 marchi all'epoca che promuovevano la loro formula di affiliazione. Si è visto un po' di tutto, no? dalla franchising a costo zero al marchio blasonato. Poi dopo 3-4 anni sono rimasti in 30-40, via via scemando, fino ad oggi, il che ci ha fatto capire che per fare aggregazione oggi sicuramente ci va il progetto, ci va una forza di marchio e ci vanno tanti investimenti economici. Certo, invece vorrei chiedere a Giuliano, tu sei Master Frim e MLS Replat per la Lombardia. Sì. Anche voi però avete avuto un mutamento nel corso del tempo, siete passati da un franchising a un altro tipo di modello, ci spieghi qual è? Sì, Frim è nata nel 2000 circa, quindi quest'anno abbiamo tra l'altro compiuto 15 anni come un classico franchising, anche se già ai tempi della nascita del franchising Frim noi avevamo regole un pochino diverse dal normale mercato di cui parlava Gerardo, quindi era comunque un franchising che nasceva in maniera light, molto aperta, e comunque era un brand nato per collaborare, parola che nel 2000 spaventava il più. Poi nel tempo ci sono state una serie di evoluzioni un po' legate anche alla nostra abitudine al cambiamento, per fortuna direi, e da 3 anni a questa parte Frim si è trasformata completamente in un network che dà servizi alle agenzie immobiliari. Certo. Quindi non più legati ai soliti schemi di franchising immobiliare, ma proprio come un'azienda che produce dei servizi a seconda delle esigenze del cliente. Quindi abbiamo il cliente che ha bisogno dell'MLS e c'è Replat, che è la nostra punta di diamante, e poi c'è chi ha magari l'esigenza anche di un brand, e quindi affianchiamo un brand che ha come principale diciamo attore MLS. Quindi siete spostati dal franchising a mettere al centro invece il cliente, dandogli dei servizi. Il cliente in questione è l'agente immobiliare. Perfetto. Scommetto che questa è un'idea di quel genio di Roberto Barbato, vero? mi sa che hai indovinato. Ok, che lo salutiamo anche, che sicuramente ci guarderà. Gerardo, quindi sì. Torniamo a te invece. Qual è la situazione oggi delle aggregazioni? Ma devo dire che dopo una caduta libera dal 2010 all'anno scorso, praticamente si perdevano 600 punti affiliati all'anno, grosso modo, quest'anno c'è stata una caduta morbida, addirittura una leggerissima ripresa, parliamo proprio dello 0,8 diciamo di incremento percentuale sui punti affiliati. Il numero complessivo degli operatori, quindi per operatori
giocatori, lo ricordo sempre, intendiamo un'abilitazione a ruolo, una partita IVA e quindi un numero di REA, ecco, è rimasto più o meno costante, c'è stato uno 0,07% in più, quindi oggi contiamo grosso modo 42.000 operatori, ecco, abilitati in attività. E il franchising puro di fatto coinvolge 4.070 soggetti. Sempre poco, perché parliamo di poco meno del 10% degli operatori, quindi insomma meriterebbe sicuramente di abbracciare una fetta un pochettino più, più ampia. In compenso, diciamo che stanno crescendo e nascendo tutta una serie di iniziative, no? Di quelle che chiamo aggregazione alternativa, no? Che spaziano dalla rete locale alla società di servizi, alle 20 agenzie che si mettono insieme per collaborare, ai grandi MLS, quindi oltre ovviamente a Replat abbiamo dei soggetti importanti oggi che hanno dei progetti ambiziosi, Reopla, Wikire per esempio, che stanno comunque partendo, quindi insomma direi un grosso in bocca al lupo a tutti, ai vecchi e ai nuovi, anche perché ci tengo a puntualizzare il fatto che è importante che l'azienda abbia successo nel proprio progetto, ma è importante, il successo vero è quando si determina uno standard, e lo standard è tale quando si coinvolgono il maggior numero di operatori, perché diversamente certo. Resteremo sempre un popolo di professionisti frammentato, no? Quali siamo? A tal proposito ti vorrei chiedere, aggregazione tradizionale, sì. Classici, adesso non voglio parlare di marchi in particolare, sì. Però sappiamo benissimo che ci sono dei marchi che sono da tantissimi anni, sì. Sul mercato, e aggregazione invece più al passo coi tempi, più moderna. Sì. Ci sono flessioni, ci sono incrementi, ma, differenze, ma direi che intanto a parte dei marchi diciamo storici, no? Le aziende in Italia sono tutte aziende di modeste dimensioni, perché diciamo che dai 70 ai 500 punti vendita, dove i 500 punti sono toccati da pochi, di 70 da molti, ecco. Certo. Poi sicuramente ci sono delle eccellenze in questo panorama, ci sono società che hanno di fatto investito molto nell'ambito tecnologico, società che hanno deciso di specializzarsi in una determinata nicchia di mercato, e quindi voglio dire sia l'attenzione all'innovazione che alla specializzazione hanno premiato anche in questi anni, dove insomma il mattone ha avuto sicuramente ha dovuto affrontare una prova importante. Paradossalmente il sistema franchising avrebbe dovuto manifestarsi in tutta la sua potenza in un momento di crisi prolungata, in realtà così non è stato. Sicuramente la scarsa dimensione dei soggetti che oggi affrontano il mercato ha contribuito, quindi la mancanza anche di poter fare investimenti, serve qualcosa di più. Che cosa? Io la ricetta in tasca non ce l'ho, non ce l'ho però indubbiamente serve qualcosa di più per accelerare il processo di aggregazione e poter creare un po' di standard che possano essere condivisi, no? E quindi operativi, formativi, no? In modo tale da creare davvero una famiglia professionale che oggi è un po' latitante. Giuliano, secondo te quale sarà il futuro delle aggregazioni, secondo te, secondo MLS, Replat e Frim? Guarda, io questo è un discorso che noi affrontiamo quotidianamente e concordo con Gerardo. Oggi stranamente il settore delle agenzie immobiliari non rispecchia quello che in realtà è il settore commerciale e retail in generale, perché oggi il brand è importantissimo, soprattutto in momenti di flessione come questi, quindi essere sotto un marchio anziché avere un proprio nome dovrebbe aiutare. Nel tempo però convengo sul fatto che i franchising nel settore immobiliare hanno perso quello per cui erano nati, cioè dare dei servizi che portassero realmente del vantaggio, certo. all'agente immobiliare, cioè quella royalty pagata, quella famosa royalty pagata mensilmente che producesse poi qualcosa di realmente importante. Nel tempo ci si è un poco adagiati sulle solite cose che ormai l'agente immobiliare conosce a memoria e si è un pochino stancato, quindi ha perso quel, si è disamorato del brand. Noi in particolar modo con Frim abbiamo sempre creduto che
pur cambiando la logica del franchising, di tenere sempre un brand per chi avesse necessità di sposare la causa, di entrare a far parte di una rete che avesse uno stesso nome, perché comunque, certo, insomma, in ambito di marketing e di pubblicità si sa che è più semplice avere un marchio anziché sponsorizzare e fare pubblicità col proprio. Assolutamente. E quindi abbiamo sempre creduto che affiancare al brand Frim dei servizi di alta gamma, come può essere un MLS ormai numero uno per in termini di numeri, mi permetto di dire vecchio per età, sì, ma certo, giovane come spirito, non obsoleto, vecchio, non obsoleto, va benissimo, te lo accetto. E questo ci ha contribuito a non perdere così tante quote di mercato come ahimè è accaduto per altri marchi comunque altrettanto importanti. Avete attuato o state attuando delle sinergie sul territorio con altri gruppi, con altre, ad esempio, associazioni, mi viene in mente anche? Ma assolutamente sì, noi abbiamo sempre sposato l'idea della sinergia, insomma sposiamo la collaborazione, quindi come poi non collaborare con partner come le associazioni. Abbiamo un accordo nazionale ormai da più di 5 anni, se non ricordo male, con FIAIP, che quest'anno ha ancora di più ingranato la marcia con un progetto che si chiama MLS Open, che Replat ha prodotto in maniera informatica per gli associati FIAIP, un prodotto poi a tutti gli effetti dell'associato FIAIP, e quindi ci teniamo tantissimo anche in maniera provinciale, non nazionale, con diverse associazioni FIMA a carattere territoriale, quindi parlo per la mia regione, abbiamo accordi con Milano, con Bergamo, con Brescia, per FIMA, quindi assolutamente sì, siamo apertissimi. Siete trasversali, assolutamente, Replat nasce come strumento trasversale. Anche con altri gruppi immobiliari, so che avete un accordo anche con Solo Affitti. Abbiamo un accordo con Solo Affitti, assolutamente, quindi anzi, con Solo Affitti diciamo che abbiamo rotto un po' quella che era la classica aggregazione da franchising, perché noi questo abbiamo oggi attraverso l'idea, l'ottima idea della collega Spronelli del punto partner Solo Affitti, abbiamo chiuso un accordo Frim, Replat e Solo Affitti, per cui diverse nostre agenzie hanno aperto un punto partner Solo Affitti, quindi la coesistenza di due brand, uno specializzato nella vendita come Frim e uno specializzato negli affitti come Solo Affitti, è un segnale secondo me anche di cambiamento, certo, dell'approccio al franchise. Gerardo, torno a te. Invece secondo te quale potrebbe essere il futuro, lo scenario possibile? Ma sicuramente l'agente immobiliare, perché poi bisogna partire da lì, di fatto, ha bisogno di sentirsi parte di qualcosa, poi questo è quello che dichiara, poi nella realtà c'è un po' una sfida, no? Ancestrale, no? Dell'individualismo, quindi vincere, no? Quella cosa che ci tiene un po' spesso, no? Separati, un po' diffidenti nei confronti del collega, quindi sicuramente serve una forma di aggregazione che unisca ma che vincoli poco, con regole che siano condivisi, quindi un'etica che deve essere comune, ed è più facile forse partire da diciamo contesti più ridotti, più piccoli, per poi man mano, voglio dire, allargare questa mentalità a situazioni un pochettino più ampie. In merito alle reti franchising tradizionali, io credo che oggi, come nel caso delle banche, no, si aggregano loro, no, che sono banche, credo che ci sia lo spazio perché tante piccole reti magari possano diciamo in qualche modo confluire, creare dei patti, possono creare delle sinergie concrete per poter affrontare il mercato con uno spirito rinnovato. Certo. Sicuramente la tecnologia giocherà un ruolo fondamentale, perché la tecnologia conta. Assolutamente. Per cui insomma, chiaro che il domani è incerto, però è evidente che le aggregazioni saranno sicuramente aggregazioni di tipo più leggero, più operativo, e soprattutto, come capita già oggi, voglio dire, nei social network, no, dove si creano dei segmenti per affinità, ecco, è un aspetto sociale e culturale da non tralasciare, quindi qualunque progetto che debba nascere o che si voglia comunque espandere deve tener conto delle diversità territoriali e andare a creare comunque dei microgruppi che per affinità
naturale, no? Certo. Possono in qualche modo essere compatti e rappresentare un punto di forza, ecco, senza nulla togliere ai progetti nati già con vocazione nazionale. Concordo. Quindi mi sembra di capire da tutte e due, perché mi sembra che siate d'accordo, che ancora prima di parlare di aggregazione commerciale bisogna iniettare nella testa dell'agente immobiliare il seme della cultura della collaborazione. Assolutamente, condivido pienamente. E che tipo di attività state facendo a proposito sul territorio? Guarda, noi abbiamo sempre, ci siamo resi conto, la nostra esperienza in questo ci aiuta. Purtroppo, e dico anche per fortuna, la semplice e banale vendita commerciale di un prodotto informatico, che può essere una piattaforma di collaborazione Red Hat, fine a se stessa, avrebbe portato a poco. La nostra forza è quella di avere una importante rete commerciale che poi lavori sulla cultura, alla collaborazione. Certo. Noi seguiamo i nostri clienti, e parlo degli agenti immobiliari, il grosso del nostro lavoro non è la vendita, ma è quello che avviene dopo la vendita, quindi l'insegnare al collaborare, il fare diciamo attività di networking, quindi sappiamo che quello che c'è da rompere oggi è quella vecchia cultura della diffidenza, della poca fiducia verso il collega. Quindi noi facciamo una grossa attività su questo, con eventi, corsi di formazione, anche attraverso le associazioni. Ne parlavamo prima, che siamo molto spesso anche insieme alle associazioni per portare questo tipo di cultura, e quindi siamo convinti che se riusciamo a lavorare soprattutto sull'aspetto culturale dell'agente immobiliare, poi il prodotto informatico è un prodotto informatico, quindi è uno strumento. Certo. Però lo strumento lo fai chi poi è alle spalle. Assolutamente, lo stiamo facendo anche adesso, con questa intervista stiamo lavorando. Esatto. Dal punto di vista della cultura, quindi insomma va benissimo. Gerardo, quando possiamo leggere questo report? Dove lo troviamo? Sì, siamo ansiosi. Ansiosissimi. Allora, direi nell'arco di una settimana di fatto il report è pronto, mancano le ultime cornicette, come dico io. Settimana prossima direi che sarà reso pubblico, quindi online, consultabile come sempre, per cui vi verrà certamente data notizia su questo. Quindi poi aspetto anche i commenti e la partecipazione a questa cosa. Non vediamo l'ora, Gerardo, mi raccomando. Allora, io siamo arrivati al termine e vi invito, ovviamente tu Gerardo ci sarai per forza, a Real Estate Awards 2015, 10 dicembre, ricordiamo gli agenti immobiliari che ci stanno guardando a Milano, evento gratuito per gli agenti immobiliari, addirittura verrà offerto anche un aperitivo a fine evento. È un momento molto importante perché ci saranno tre tavole rotonde con personaggi illustri, finalmente un confronto tra quelle che sono le società del settore, i personaggi del settore e gli agenti immobiliari. Quindi è molto importante che gli agenti immobiliari ci siano quel giorno per questo tipo di confronto. Quindi vi aspetto tutti il 10 dicembre a Milano, Grand Hotel Villa Torretta, dalle 14 in poi. Andate sul sito www.realestateawards.it/vota per aderire e partecipare gratuitamente. Io ringrazio innanzitutto Giuliano Tito, Master MLS Replat Lombardia, per essere stato qui con noi. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Sicuramente. Ci vediamo il 10 dicembre. 10 dicembre a Milano, certo. E poi ringrazio. Grazie. Non so come ringraziarti. Grazie Gerardo Paterna. Grazie a te, Dio, grazie a voi che avete pazientato nell'ascoltarci. Grazie a tutti. Alla prossima. A presto.